Amici e amiche, eccoci di nuovo qui. Dopo un'attesa molto lunga, benvenuti alla nuova stagione su Porsche Cream Manager 2024 con la nostra Monster Energy Ferrari Cycling Team. Chi più ne ha più ne metta. 24 febbraio 2026, abbiamo fatto già le prime corse. E insomma, vedete un paio di cose importanti, a parte quelli che ho scovato con il mio nome. Già delle vittorie per diversi dei nostri amati ciclisti nuovi, tra l'altro. Abbiamo corso, faccio un veloce recap, vabbè, la Muscat Classic, ok, il Tour of Man e il Tour of Rwanda. Abbiamo ottenuto qualche vittoria, una con Luca Jaimi, che ha vinto unicamente perché è stato il, diciamo, il lead out nella volata, e giustamente, dato che i ragazzi di Nakhon hanno risolto i problemi delle volate, vero? Vero? No? Ok, quindi niente. Ha vinto Luca Jaimi, sono comunque contento per lui, assolutamente. Ha vinto anche Sean Kean, quindi bene anche lui. Vittoria anche per Thomas Gloag, mi par di ricordare. Forse dovremmo riuscire a vederle quale vittorie in season, stagione. Esatto, due vittorie per Sean Kean, una per Kloag e una per il nostro Mads Pedersen. Mi pare che abbia vinto, non la Omloop, che è quella che andiamo a vedere oggi, ma una tappa del Tour of Man, assolutamente. Assolutamente, abbiamo vinto qualche maglia, qua e là. Al Tour of Man abbiamo guadagnato ben 20.000 euro, perché abbiamo vinto un paio di tappe, e due maglie e la classifica della miglior squadra. Quindi abbiamo veramente raccolto un sacco di soldi. Un sacco di soldi, quindi questo deficit di 4.000 euro non mi spaventa. A livello di crescita di ciclisti siamo praticamente lì. Dobbiamo attendere che Thomas Gloag arrivi ad avere 5 pallini, ma è diciamo sotto l'attento diciamo utilizzo del nostro Arberas, che è il nostro coach, ma di miglior come si chiama? Reputazione. La reputazione mitica è quella più alta, quindi meglio di così non possiamo fare. Internazionale, quella subito sotto. Siamo veramente top level e sono tutti con efficacia eccellente. Quindi stanno facendo il massimo, stanno facendo quello che devono. Quindi bene così. Credo che una situazione migliore non la possiamo raggiungere, sinceramente. Dobbiamo attendere che i ragazzi crescano. C'è Jarno Vidar, che può arrivare a diventare 6 stelle ed è in mano sua, quindi molto bene. Jarno Vidar si sta allenando, mi pare, come scattista, dove ha la maggior crescita possibile attualmente, tra l'altro, quindi bene. Tra scattista e corsa a tappe può diventare un ottimo cacciatore di corsa a tappe con un buon quid nel pavé, quindi lo terremo d'occhio. Chiaramente, ragazzi, allora vedete che il calendario è pieno raso di corse, pieno raso di corse. Qualcosa dovrò andare per forza a simulare, perché siamo ancora Continental Professional, ma siamo con un buon calendario pieno di corse World Tour. Tra l'altro, questa che faremo è la prima World Tour di quest'anno, la Omloop Neusbald, che dove proprio ci metteremo a confronto dei migliori team del mondo con i migliori ciclisti del mondo, con il nostro Mads Pedersen. Chiaramente l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a World Tour, l'ho detto all'inizio di qualche mese fa, all'inizio di questa carriera, quello di diventare dei contendenti, effettivamente dei contendenti per il Tour de France, come diciamo da spirito della vecchia UCL, vabbè, sì, JCL Timucchio, proprio sul loro sito, la pagina del loro sito. Vogliono diventare, essere la miglior squadra giapponese nel panorama ciclistico, tanto da arrivare a competere per addirittura un posto sul podio nel Tour de France. Ci possiamo provare. Il Tour de France quest'anno non ricordo più se lo andremo a fare. Questo vi deve far rendere un attimo conto di quanto sia disconnesso con la realtà. Sì, quindi lo faremo. Probabilmente non riusciremo a ottenere un podio, ma se già quest'anno riuscissimo a ottenere una buona posizione per quanto riguarda la nostra squadra, facendo un ottimo ciclomercato, ponendoci come squadra World Tour, potremmo fare un'ultima stagione. Allora, questa è una cosa che dovrei fare in live, perché vedete,
solo nel prossimo mese abbiamo 800 milioni di giorni di corse, quindi diventa complicato per il sottoscritto star dietro a tutto, sinceramente. Il tempo scarseggia sempre di più e questi sono videogiochi che drenano una quantità di tempo incredibile. Quindi, dato che oggi vedremo solo la Omloop Noizbald, vi sto, diciamo, tirando un po' le somme di quello che sono di questa stagione. È sicuramente una stagione interessante. Sono contento di aver portato questa carriera così come è stata strutturata, un po' in live, un po' no. Nelle prossime settimane, sicuramente nei prossimi due, avrò modo di poter avere tempo libero. Potrebbe darsi che si inizino a fare delle live pomeridiane slash mattutine dove andare a fare un paio d'ore, non di più, di corse. Per accelerare il tempo, ok? Per arrivare a fare delle corse interessanti. Per esempio, io sto finendo il Tour du Rwanda, lo devo ancora finire. Oggi vedremo la Omloop. Finirò il Tour du Rwanda, farò il trofeo di Laigueglia, le strade bianche lo vedremo insieme. E ovviamente anche la Milano Sanremo. Sono tentato di fare un recap veloce della Tirreno Adriatica. Il primo obiettivo, se non ricordo male esatto, è la Milano Torino, una top 5 assolutamente fattibile. Con Gloag e Jonkin sono assolutamente fattibili. Potevo portare anche Pedersen, però a livello di scattismo siamo meglio con questi ragazzi, sinceramente. Anche Tsuda mi piacerebbe che crescesse ancora un po' e lo può fare, come soprattutto guardate come corsa a tappe può essere il migliore, tra l'altro, pazzesco. È anche lui con il miglior possibile, si sta allenando per le corse a tappe. È una collaborazione che è durata da poco. Incrociamo le dita perché può diventare. Lui è campione a crono, tra l'altro, nazionale. Può diventare un grandissimo corridore a tappe, scalatore, scattista. Cioè, può diventare fortissimo Tsuda. E potrebbe essere lui, colui il quale poter puntare a diventare con un giapponese a fare qualcosa di incredibile a Tour de France. Non quest'anno, ovviamente, perché manchiamo purtroppo di montagna. Secondo me su media montagna e collina siamo già a posto. Sprint va benissimo così, dobbiamo migliorare il recupero, dobbiamo migliorare anche resistenza, soprattutto queste saranno cose che verranno gestite in corsa tappa a crono, siamo già a 70 è ottimo così sinceramente, quindi incrociamo le dita e andiamo, non perdiamo altro tempo, io vedrò come gestire le registrazioni, sicuramente l'estate bianca avrà un episodio a parte. La Tirreno Adriatica sono tante corse, potrei cercare di prendermi del tempo per fare uno di quei classici episodi in cui vediamo sette tappe insieme, gli ultimi 3 km di tutte, banalmente praticamente, soprattutto di quelle per velocisti ovviamente. La Milano-Torino e la Milano-Sanremo, soprattutto la Milano-Sanremo, avrà il suo spazio assolutamente dedicato. Facciamo continua. Omloop Noizbald, qua è tutto buggato a merda, lasciamo perdere. Chi sarà? Chi compone? Chi sarà la squadra? Chi compone la squadra? Ci farò dirlo in italiano. La squadra, la Monster Ferrari in questa Omloop. Busatto, Conforti, Donati, Malucelli, Pedersen, Pesenti e il Conte Vlad Van Mechelen. Ci sono tanti corridori pronti per il pavé. Busatto è 70. Conforti no, Donati è 74, vabbè chiaramente Pedersen 79, colui il quale proveremo a vincerla. Pesenti no, Van Mechelen ha un buon 76, quindi abbiamo 76, un 74, un 70. Abbiamo tre ciclisti per Pedersen e gli altri diciamo che hanno scelta libera. Qua non posso mettere nessuna strategia perché è buggato as always. Abbiamo massimo comfort, quindi bene. Perché dovremmo avere massimo comfort. Con chi siamo contro? Van Aert, Ganna, Van der Poel, Vacek, Kung, Laporte, Van Poppel, Mozart, tutti, ok? Tutti i migliori. Manca giusto il buon Tadei. Però, per chi ha fatto delle corse, delle classiche del nord, la propria specialità, eccoci, siamo proprio contro di loro. Quindi, corsa 3D e andiamo. Signori, andiamo assolutamente a vedere cosa ci riserva questa corsa. Taglio e andiamo.
Eccoci qui, siamo arrivati con il nostro solito flare in faccia in mezzo agli occhi. Andiamo subito a vedere come stanno i nostri ragazzi, quindi mettiamo subito in pausa. Malspina se non uno zero, sinceramente ragazzi, io me lo porto anche a casa e va bene. Come strategia non la possiamo imputare, Mads Pedersen con Donati conforti, non pesenti, assolutamente no, ma Valucelli non conforti, assolutamente no, ma Busatto. Questi sono i tre aventi un buon valore, un ottimo valore di pavé. Tra l'altro abbiamo Van Mechelen con un più 3 che fa molto gol, Donati più 1 e Busatto 0, sono perfetti. Malucelli avrà conforti come diciamo aiuto, pesenti è un libero battitore di sua natura, ma lo lasceremo fare un po' quello che vuole, sinceramente. Allora, gestiamo Mads Pedersen andando a prendere un Conte Vlad che è un più 3, fa quasi gola, ragazzi. Mamma mia. È che Pedersen è comunque più forte in pavé così. Cioè, non in pavé, scusatemi, ma nei valori fisici, combattività, resistenza e grinta. Arriva più o meno a mecciare, più o meno a mecciare, ma secondo me Pedersen di base parte più forte, quindi va bene. Allora, quindi tutti gli altri fanno un po' quello che vogliono, noi ci buttiamo con Mads, sono 200 km, quindi direi di non esagerare. Ovviamente Mads Pedersen correrà tutta la stagione con la maglia di campione danese, quindi non lo vedremo purtroppo con la nostra maglia super tamarra della Monster Ferrari, però va bene così. Vediamo che Busato si è messo a tirare. O è semplicemente andato molto avanti? È semplicemente andato molto avanti, va bene. A me piacerebbe però che, come Donati e Van Mechelen stanno attaccati a Mads, a Pedersen, lo faccia anche Busatto. L'importante è che non tiri. Malucelli si è messo lì davanti. Malucelli con un più 3 arriva giusto, giusto a 68. Diciamo che la Omloop non è così richiedente, però ci sono degli strappettini che secondo me Malucelli lo perdiamo strada facendo. Quindi vabbè. Non è troppo un problema. Foratura per la pera intanto. Controllo una cosa sulla registrazione. Perfetto. Ho controllato quello che dovevo controllare, scusatemi. Andiamo avanti. Quindi ragazzi, come vi ho detto, sarà un po'. Intanto vediamo chi è andato in fuga, scusatemi. Varlop, Gamper, Neuser, Lorube, Nord. Ok, perfetto. Dicevo, purtroppo ho poco tempo. Tanto è caduto Pidcock. Bene. Ho troppo poco tempo. E questo è un videogioco che, soprattutto in questa modalità, risucchia una quantità di tempo incredibile. Infatti, se volete, io continuo a consigliarvi, perché ragazzi, ormai sono entrati nel network, diciamo, lo chiamerei proprio un network di collaborazioni. Quindi, se volete andare a vedere dei video, diciamo, degli episodi un pochino fatti molto più sul pezzo, continuativi, che si ripetono nel tempo, quindi che non vi lasciano come vi ho lasciato io. Praticamente io credo che siamo passati più di un mese dall'ultimo episodio di Pro Cycling Manager. Io fossi voi andrei a seguire due canali, ovviamente sono loro, il Ciclista Anonimo e VDP26, quindi Giovanni e Daniele, sono due ragazzi che portano questo tipo di contenuti in maniera secondo me anche migliore del sottoscritto e soprattutto in maniera più sul pezzo, ok? Intanto Manucciano è andato a tirare, no, Busato è andato a tirare. Busatto, non credo tu lo debba fare. Torno a ripetere che tu mi servi. Abbiamo Donati e Van Mechelen qui. Perché non va a tirare, per esempio, pesenti? Bella domanda. Busatto è quello che ha il minor valore di pavé. No, però non mi sta bene che stia lì a tirare. Neanche Donati. Niente, non, il gioco non sta capendo. Allora, siamo con chiaramente uno dei. A Kirsch partono a 100 km dall'attacco. Qua il videogioco, spero non sia stato aggiornato alle azioni. È pesenti che può andare a tirare, sono contento. Spero non sia stato aggiornato alle azioni d'attacco del buon Taddei nella realtà, perché diventa un problema. Anche se in realtà, secondo me, dovrebbero rivedere qualcosa, perché le fughe da lontano qua non funzionano quasi mai. Le fughe sia Van der Poel che soprattutto Taddei Pogacar non funzionano qui. Assolutamente no. Quindi, allora, vediamo il nostro Mads Pedersen che prosegue. Questo 0 non è un più 2, ma non è neanche un meno 3, quindi me lo porta a casa. Per chi di voi non avesse seguito fino dall'inizio la serie e non avesse voglia di farlo,
ho il stabilito a un massimo più meno 3, quindi non va più meno 5, rimane più meno 3, perché credo sia la cosa migliore. Mi concede la possibilità di avere, diciamo, un differenziale di valore non troppo elevato, perché sennò diventava per noi nella carriera, soprattutto per Cyclist, impossibile avere più 5. L'anno scorso, tutto l'anno scorso l'ho avuto randomico, mentre negli anni prima potevo generarlo con i picchi di forma, che ora non si può più fare, cosa che non hanno ancora mai toccato. Il vantaggio, intanto, la fuga è ridotta a solamente due elementi, che sono appunto Kirsch e Desal. Io li lascerei sinceramente andare. Hanno meno di 3 minuti, quindi va benissimo così. Alla fine Pesenti ha smesso di tirare, c'è un'altra squadra in tiraggio. Siamo agli ultimi 50 km. Io sinceramente inizierei a mettere sotto il trenino. Allora, Busatto è il primo, anche se ha un buon valore di collina. Donati, cioè Busatto, Donati, Van Mechelen e Pedersen. Proviamo così. Proviamo così e ci teniamo così. Nonostante Busatto sia quello che abbia il valore ma maggiore e migliore come si chiama? In collina, ha un 77. Busatto è un ottimo uomo da lead out, è un ottimo uomo da fughe, 74 di combattività gli conferisce, diciamo, un valore più alto di tutte le statistiche, sia della barra gialla che di quella rossa, quindi e che di quella verde, quindi tiene un po' meglio rispetto agli altri, ok? Chiaramente Pedersen qui la fa da quasi da padrone, 76, in realtà non così tanto, però è un ciclista interessante, l'accelerazione 79 e collina 76 lo rende un ottimo scattista anche lui. Abbiamo una squadra un po' simile Wolfpack, un po' come era all'epoca la Quickstep, quindi non gliene fregava quasi nulla dei grandi giri o delle corse a tappe, andava sulle classiche. Era una squadra formidabile per la classica, veramente. E adesso chiaramente è un po' cambiata perché con un Evenepoel come l'abbiamo visto quest'anno è stato corretto, devono fare, hanno dovuto e hanno fatto correttamente lo switch a una, diciamo, quick step più sui grandi giri, giustamente. Allora, il vantaggio è sotto i 2 minuti, 30 km. Non sono tanti, quindi io chiederei sinceramente a Pesenti di andare a fare un buon lavoro, idem con Conforti. Vediamo se raggiungono i ragazzi davanti. Malucelli lo lascio libero di fare quello che vuole, sinceramente. Sarà poi l'uomo che ci porterà eventualmente un'ultima borraccia, ma siamo pieni di acqua, quindi dovremmo essere a posto. Il vantaggio è ridotto ai 50 secondi, quindi forse in realtà non serve che i nostri ragazzi vadano a fare il lavoro. Però se arrivano meglio, ma non li vedo arrivare, sta arrivando giusto adesso Pesenti. Più che altro perché vorrei che facesse un inizio di selezione, ecco, diciamo. Mantiene la corsa veloce e ci impedisce che qualcuno vada all'attacco. Anche perché le fughe sono rientrate, ma con 20 km lo dobbiamo gestire molto bene. Qua gli strappi dobbiamo prenderli davanti, ragazzi. Qua devo ricordarmi tutto quello che ho imparato con il buon Kaiser. Vacek, Ganna, infatti partono all'attacco, noi rispondiamo presente. Allora, io Pesenti gli chiedo di fare quello e Conforti di lavorare un po' come vogliono, di non stare di troppo ad ammazzarsi. Quindi va bene così. Seguiamo gli attacchi perché questi sono importanti. Secondo me questi sono importanti. Poi ci mettiamo 85 perché non vogliamo sprecare troppo barra già rossa. Più che altro, e infatti, qua adesso dovremmo essere in grado di rientrare abbastanza, non dico agilmente, ma di stare di sotto ai tre, perché sono De Wulf, Ganna e Vacek, sono due favoriti. Andiamo a 90. Abbiamo già preso lo spazio di manovra. Van Mechelen e Pedersen stanno bene a livello di barra rossa. Noi non dobbiamo perdere contatto. Busatto deve fare il lavorone. Busatto forse deve andare a 92. Prendendo anche un gellino, magari. Busatto il lavoro, l'ha finito. Ora deve andare Donati e non deve perdere lo slancio. Donati. Donati ha un ottimo valore di pianura, quindi dovrebbe essere più in grado di farci rientrare. Busatto lo lascio libero, di fare quello che vuole. Busatto prova a restare sotto, ma chiaramente, a breve mollerà il colpo. Se
Siamo a 4 km dall'arrivo, dobbiamo rientrare. Facciamo uno sprint per rientrare con Donati. Tanto Busato non molla il colpo, bravo. Allora, siamo a 2 km, quindi io direi di andare a tutta con Donati, prendere il gelino con Van Mechelen e Pedersen, perché siamo troppo sotto in realtà, siamo arrivati un po' troppo sotto con il gelino, secondo me doveva essere preso prima. Vediamo che Van Mechelen e Pedersen è rimasto bloccato, Pedersen è rimasto bloccato, ragazzi, no, non ci voleva. Mandiamolo in scatto, Pedersen però è rimasto un po' truppato, cerca di venire fuori, Van Aert ce la fa, Molano anche molto va. Arriviamo vicino a Van der Poel, peccato ragazzi, quinti con Mats van Pedersen, Malucelli ottima decima posizione, Matteo Malucelli cosa mi combini? Top 10, lui che arriva ancora dal JCL Team Ukio, pazzesco, pazzesco ragazzi, sono più contento per Malucelli che per Pedersen, che è rimasto intoppato nel momento giusto. Problemi rimangono. Poi, oh ragazzi, ha vinto uno che aveva molto più di noi di sprint. Quindi, tanto di cappello a Wout, che ha vinto. Wout van Aert, davanti poi anche Molano, bravissimo anche lui. Madis Mikkels, che è diventato un ottimo corridore di, diciamo, questo tipo di corse. Van der Poel, lasciamolo perdere. E alla fine Pedersen con un 79 in sprint non è tanto più basso di Van Aert, ma non era in questa grande forma. Poi Malucelli, pazzesco, a regolare Alex Zingel, Van Poppel, ragazzi, ha regolato Ganna, anche Arnaud Demare, vabbè. Ottimi, ottimi ragazzi, non ho notato. Pedersen quinto, Malucelli decimo, Van Mechelen diciottesimo, Bosato poco fuori dalla top 20, bravissimi. Visibilità infatti 6, molto alta. Non abbiamo fatto male, assolutamente no. Contento Van Mechelen di partecipare alla Omloop, sono contento per lui, buon risultato per Malucelli, ne sono convinto. Non per Pedersen, ok. Andiamo avanti, che voglio vedere quanti soldi ci ha dato questo tipo di partecipazione, questo tipo di risultato. 2.800 euro, avrei sperato qualcosina di più, però. Bene, per una top 5, una top 10 in realtà, e basta, perché poi mi sa che di soldi non ne prendiamo più per niente. Detto questo, ragazzi, il Tour de Ruanda mi pare che sia finito. Arriva fino a 20. No, ce n'è ancora una corsa del Tour de Ruanda? Forse sì, esatto. Ho l'ultima corsa del Tour de Ruanda che correrò da solo. Vi faccio vedere che in questo momento, a livello di classifica, il Tour de Ruanda siamo secondi con Gloag e terzi con Sean Kean. Credo che finirà così. Non dovremo riuscire a dare più di 30 secondi a Benjamin Thomas. La scalatoria, vabbè, non la stiamo gestendo. La giovane ciclisti è saldamente in mano a Gloag. Questo sarà un leitmotiv anche del Tour de France. Dovremmo puntare alla classifica giovani di sicuramente. La classifica squadra, ragazzi, siamo secondi dietro, appunto alla Lidl Trek. Quindi stiamo correndo bene, stiamo decisamente correndo bene. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Vi voglio sentire sotto nei commenti per il ritorno dei Pro Cycling Manager 2024. La Pro Cyclist. Ormai ve l'ho già detto in tanti modi, la Pro Cyclist arriverà con l'aggiornamento del World Database 2025, quindi dovremo attendere ancora un paio di mesi. In questo paio di mesi voglio avere il tempo di poter registrare e giocare con voi in live e non questa carriera, per poter dire ok, mi siamo fatti 5 anni, 6 anni, ci siamo divertiti. Potenzialmente è infinito, chiaramente il gioco non ha una fine, quindi va bene così e possiamo andare oltre. Questo è il mio obiettivo principale, assolutamente, ragazzi. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio qui su Pro Cycling Manager 2024 della Monster Energy Ferrari Cycling Team. Alla prossima, ragazzi.